Loredana Nigri, Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'ASP di Cosenza. Come mai siete qui oggi? Abbiamo letto su Facebook che è per Marielle Franco, la ragazza assassinata brutalmente in Brasile. Come mai avete deciso di aderire come comitato qui a Cosenza? La città si è mobilitata perché Marielle non deve essere dimenticata, non deve essere dimenticato il suo coraggio, il suo impegno politico in difesa di chi voce non ne ha, affinché tutto ciò che lei ha fatto sia ad esempio a tutte le donne che vivono anche in silenzio la quotidiana battaglia per la libertà. Un'altra domanda, pensa che oggi la donna, soprattutto magari in paesi come l'Italia, ma soprattutto forse in regioni come il Sud, sia meno avvantaggiata rispetto all'uomo, malgrado il 2018 e la parità presunta tra uomo e donna? La parità tra uomo e donna è una chimera. Ancorché legislativamente sancita, di fatto è pressoché inesistente. E per tutto ciò che invece riguarda proprio la condizione più in generale della donna, viene uccisa in Italia una donna ogni 2 giorni e c'è una violenza anche sottaciuta che fa veramente paura nei servizi dell'azienda sanitaria provinciale, nei nostri consultori, nei servizi di salute mentale. Noi raccogliamo testimonianze raccapriccianti e ci sono situazioni anche sommerse che le donne subiscono anche perché sono donne che non hanno un proprio reddito e spesso sono costrette a rimanere con quelli che sono i loro assalitori, che molto molto spesso, quasi sempre, sono mariti, sono fratelli, sono padri. L'ultima domanda, cosa possiamo fare come calabresi ma soprattutto come italiani per porre rimedio a questa situazione davvero grave e soprattutto dove trovarvi qui a Cosenza se avete una sede sociale? Dobbiamo avere il coraggio di essere persone, né donne né uomini, persone, e di avere rispetto gli uni per gli altri, noi donne di conquistarcelo e di riprendercelo questo rispetto. Per quanto riguarda l'ASP, la sede del comitato è in via Limena numero 8, ma questa è una manifestazione dell'area antiviolenza cittadina, del centro Lanzino, del comune di Cosenza, tutte istituzioni che hanno una grande storia nella nostra città. Cosenza ha una tradizione antica, bella e nobile in difesa dei diritti dei più deboli e soprattutto delle donne. Non dimentichiamoci che Cosenza è stato un presidio dei comitati se non ora quanto, molto forte, ha fatto sentire la sua voce a livello nazionale e non solo.